Ciao a tutti, questo video si intitola Ragù per principianti perché è un modo che uso io per fare i ragù che è molto molto facile e viene davvero buono. Innanzitutto uso un soffritto già pronto, uno di quei soffritti che si trovano al supermercato surgelati, ok? Non sarà come quello fresco, ma non ho né il tempo né la voglia di sminuzzare le verdure. Viene buonissimo anche col soffritto surgelato. Cosa faccio? Fuoco medio, prendo e lo metto in una pentola con un po' di olio di oliva, olio extravergine di oliva, e lascio soffriggere per alcuni minuti. E dopodiché prendo il macinato e lo metto dentro alla pentola e lo faccio anch'esso scurire, ma non cucinare. Dopo, successivamente, vi faccio vedere come. Intanto cominciate col soffriggere questo soffritto già pronto. Vedrete che è proprio una cosa molto facile. Allora, ho messo il macinato, vedete che si è scurito un po', e adesso prendo del marsala e ce lo butto e lo lascio evaporare un po'. Vedete? Butto un po' di marsala, giusto così, non tantissimo, ecco così. E alzo un po' il fuoco, metto a 9, che sarebbe a fuoco alto. Se voi avete il fornello normale, mettete a fuoco alto. E lascio evaporare il marsala. Quando poi si è evaporato tutto il marsala, voi potete anche mettere il vino bianco, il vino rosso, quello che volete. Io preferisco mettere il marsala. Comunque, quando il marsala è evaporato e la carne si è scurita, prendo la passata di pomodoro e la butto. Dopo vi faccio vedere. Allora, eccomi qua. Il marsala è evaporato. Mi ero dimenticata di dirvi che ho messo ovviamente il sale nel ragù, nella carne. Ho messo il sale. Io ne metto sempre poco perché è meglio poi aggiungere perché aggiungere si può sempre aggiungere, togliere non si toglie. Allora io adesso prendo la passata della Muti, per cui una semplice passata, non serve fare il sugo. Lo so che quello fatto in casa, il sugo è molto più buono. Io prendo la passata. Però tengo la bottiglia perché poi ci metto un po' di acqua e continuo a versare e poi ci metto acqua e verso man mano che si asciuga, perché poi il sugo si asciuga, e se è necessario prendo e apro un'altra bottiglia di sugo. Per adesso vedo se va bene questa, perché poi diluita con l'acqua dovrebbe andare bene, però se si asciuga troppo non posso neanche diluirlo più di tanto. Posso diluirlo con un po' di acqua, ma neanche può diventare tutto acqua. Quindi adesso vedo, comunque mi tengo sta bottiglia che adesso ci metto un po' di acqua. E quando ho terminato questa cosa, prendo, copro la pentola e lascio cuocere a fuoco lento per 4-5 ore, perché il ragù più lo cucini e più diventa buono, secondo me. Comunque, se non volete farlo cucinare tutto questo tempo, potete anche lasciarlo cucinare solo 2 ore. E comunque, vedete, è facilissimo da fare perché proprio non bisogna fare niente, c'è tutto pronto, non bisogna fare veramente niente, solo queste operazioni qua. Se uno ha un pomeriggio a casa, si fa tranquillamente il ragù. Dopo questa quantità, a me basta per fare un sacco di pasta asciutte. E ce ne farò adesso, non lo so, penso una decina di pasta asciutte con questo ragù. Oppure io lo congelo poi, ovviamente. Non è che faccio le conserve, prendo e lo congelo, non lo metto sottovuoto, lo metto in congelatore. Preferisco così. E appunto congelo dei vasetti oppure delle cose più grandi per quando mi serve il ragù per fare le lasagne. Ecco, questo è tutto. Allora, il ragù ha finito di cucinare, sopra è rimasto tutto il sugo. Adesso prendo questo, lo metto qua, mescolo e poi andrò a mettere dentro questi contenitori. Vedete, sopra c'è il sugo, ma sotto c'è il ragù. Poi potete decidere voi se allungarlo o no. A me va bene questa densità qui. Ma potete decidere voi, insomma, come lo volete, se lo volete più denso, più liquido. A me questa consistenza piace. Quindi il lavoro è finito, è veramente facile. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video.